Grande Fratello, scatta la denuncia shock contro Filippo, ecco perché. Gossip Grande Fratello 15, scatta la denuncia contro Filippo Contri, svelato il motivo. Il Grande Fratello 2018 regala colpi di scena ogni giorno. Anche in queste ultime ore è nata una nuova bufera sul reality show condotto da Barbara D'Urso che riguarda uno dei concorrenti che sta portando a termine questa avventura all'interno della casa più spiata d'Italia. Trattasi di Filippo Contri, che in queste ultime ore si è lasciato andare ad una serie di frasi di cattivo gusto riguardanti il suo cane. Filippo del Grande Fratello nei guai. Nel dettaglio le gossip che arrivano dalla casa del GF15 rivelano che Filippo, parlando con gli altri concorrenti della casa, ha parlato del modo secondo il quale lui addomesticherebbe il suo cane. Il concorrente ha svelato che quando deve fare capire al suo cane che non deve fare una determinata cosa lo fa alle vecchie maniere, ossia dandogli un calcio. Un'affermazione shock che ha ovviamente scatenato il putiferio in rete e sui social, dove in moltissimi si sono schierati contro il concorrente ritenendo che non possono passare determinati messaggi di violenza contro gli animali in televisione. E poi ancora parlando sempre del suo cane, Filippo ha lasciato intendere di avergli tagliato le orecchie, anche in questo caso si tratta di un'affermazione molto grave che non può passare inosservata e che ha indotto subito gli animalisti ad attivarsi quanto prima per fermare tale scempio. Scatta la denuncia penale contro Filippo. Ecco allora che in queste ultime ore è arrivata una grave denuncia nei confronti di Filippo, da parte dell'AIDAA, l'Associazione Italiana Difesa Animali, la quale ha fatto sapere di aver intrapreso un provvedimento nei confronti di Filippo. Nel dettaglio possiamo svelarvi che l'AIDAA ha deciso di denunciare penalmente Filippo per maltrattamento di animale e per il reato di avergli fatto tagliare le orecchie. Come se non bastasse, l'associazione che difende i diritti degli animali ha fatto sapere di aver chiesto anche il sequestro immediato dell'animale per verificarne lo stato di salute. Un provvedimento shock nei confronti di Filippo, che di sicuro lo lascerà senza parole. Al momento, però, non sappiamo ancora se Filippo verrà messo al corrente di questo fatto durante la prossima puntata del Grande Fratello 2018 in onda il 22 maggio in TV. Si teme, infatti, che il concorrente possa non essere informato della denuncia penale nei suoi confronti dovuta a queste affermazioni shock sul suo cane.